Importante incontro a Taglio di Po fra ANAS e il Comune, rappresentato dall'assessore all'urbanistica Davide Marangoni, per discutere i contenuti di una convenzione che con molta probabilità concluderà l'iter amministrativo per l'approvazione del progetto di una realizzazione di un'ampia rotatoria in prossimità dell'ingresso dell'area artigianale ad est della Romea. Questo consentirà l'accesso alle attività prospicenti alla strada statale 309 in sicurezza, con la chiusura di tutti gli incroci a raso e la creazione di una rotatoria più piccola in via del lavoro. Intervento è molto importante, anche perché ha una duplice finalità. La prima finalità è quella legata al rilancio dell'attività produttiva, perché la realizzazione di un'importante infrastruttura come una rotatoria che consente un accesso in sicurezza a questa nostra realtà produttiva è un volano anche per incentivare ulteriori investimenti. E dopo l'altra funzionalità che noi ricerchiamo da tempo è quella della messa in sicurezza di questo tratto di arteria stradale che, come si sa, è una delle strade più pericolose d'Italia e che noi da tempo stiamo, come dire, trattando con ANAS per arrivare a una soluzione condivisa non solo con l'ente gestore e proprietario, ma condivisa anche con le attività produttive.